La macedonia di frutta è sempre gradita. Questa viene servita a colazione. Si comincia dal peperoncino. Ora, una bella massaggiata, così. Si devono sentire i semini che si staccano. Prendete il coltello e tagliate per il lungo. Girate e tagliate di nuovo. E poi sminuzzate le fette di peperoncino. Voglio una macedonia piccante. Userò tutto il peperoncino, ma solo metà dei semi. Il piccante sta nei semi. Meno se ne usano, più dolce risulterà il piatto. Ecco fatto. Poi, un'altra delle mie passioni, la pasta al tamarindo. È un po' aspra, acida, ma si accompagna benissimo alla dolcezza della frutta ed è l'ideale con il peperoncino. Zucchero di palma è questo che addolcisce il condimento e lo arricchisce. Poi lo zest e il succo di un lime. Tagliate il lime a spicchi. Poi spremetelo. Così il succo non va sprecato. Ora, per finire il condimento, noccioline tostate. Fate riscaldare una padella. Una presa di sale che accelera la tostatura delle arachidi. Così è più veloce. È importante che prendano un bel colore dorato. Questo che dà il tocco al condimento. Per frantumare le noccioline tostate senza combinare guai, avvolgerle in un panno pulito e pestarle con un mattarello o una padella. Crash! Questa era la parte difficile. Ora passiamo alla frutta. Ecco come sbucciare un ananas senza problemi. Ananas, tagliate la cima. Tagliate il fondo. Mettete in piedi. Con il coltello, pelate verso il basso. In pratica è come una rasatura. Non preoccupatevi se resta qualche puntino. L'importante è che in questo modo non si perde metà del frutto. Se resta qualche punto di buccia va bene. Sono tutte fibre. Tagliate l'ananas a metà e poi ancora in quarti. Tagliate di nuovo e cubettate. In questo modo otterrete dei bocconcini deliziosi. Ora tocca alle mele e alle pere, sempre a cubetti. Per una nota di freschezza, un cetriolo privato dei semi. Non mi piacciono i semi nella Macedonia. Quelli di cetriolo fanno molta acqua, che indebolirebbe l'effetto del peperoncino. Cetriolo pronto. Per un po' di dolcezza, la delizia del mango. Tagliate a cubetti. Il condimento va distribuito sopra la frutta. Ecco. Per ottenere una buona macedonia, non c'è bisogno di sommergerla di condimento. Basta che la frutta ne sia bene avvolta. Non è necessario mangiarla solo a colazione. Questa macedonia va benissimo anche a pranzo, o come merenda nel pomeriggio. Comunque, così la macedonia tradizionale diventa qualcosa di veramente speciale. Macedonia grintosa al peperoncino. Fidatevi, è una colazione eccellente che fa ingranare la quarta fin dal risveglio.